Ciao ragazzi e bentornati in questa nuovissima Top 10 Blu. Come sempre quest'oggi tocca a voi stilare la vostra versione dei fatti. In questo caso, quali sono i film più sottovalutati della storia? Con qualche piccola conferma e tantissime variazioni, questa è la vostra versione dei fatti. Decima posizione confermatissima per Scott Pilgrim vs. The World. C'è chi lo ha visto e chi lo vedrà in conseguenza del video che ho fatto e dei vari video che ho fatto, e quindi sono molto contento di questa cosa perché questo film merita da morire. Nona posizione e ottava posizione ci sono gli altri due film che sono stati riconfermati rispetto alla mia classifica: The Island e I Cancelli del Cielo, che tutti e due sono stati messi molto più alti da me. Però comunque sono stati messi. C'è stato sia chi ha confermato che The Island fosse un film che andasse visto, sia chi affermasse il fatto di non aver mai sentito nominare I Cancelli del Cielo di Michael Cimino. E anche io stesso, se non era per la pubblicità del canale che ho detto la scorsa volta, non l'avrei mai visto. Non è che vi ha fatto impazzire, però non è brutto come poi ho letto, con le recensioni stranegative, cioè cerchiamo di trovare un equilibrio. Dalla settima posizione ci sono soltanto new entry per questa top 10 e iniziamo da Batman Forever, quello con Jim Carrey e Tommy Lee Jones. E effettivamente sono anche abbastanza d'accordo. Sì, non è ai livelli dei primissimi due di Tim Burton, però non è brutto come il secondo di Joel Schumacher, che onestamente questo ha anche diverse cose molto interessanti, come appunto I Cattivi, che come ho detto già prima sono interpretati da Jim Carrey e Tommy Lee Jones, che hanno fatto un lavoro eccellente. E come dissi già nel video dei migliori Batman della storia, che vi lascio qui nelle schede, il Batman di Val Kilmer non era affatto male, semplicemente pago il fatto che i due cattivi che doveva affrontare nel film erano molto più fighi di lui, semplicemente. Però il film è carino. Poi il secondo, Batman e Robin, proprio precipita. Sesta posizione per un film che effettivamente neanche io apprezzai, cioè King Kong di Peter Jackson. Effettivamente Peter Jackson, dopo Il Signore degli Anelli, tirò fuori dal cilindro un altro meraviglioso coniglio. Diciamo più che un coniglio, un bello scimmione molto molto corpulento. King Kong, appunto. Quinta posizione invece per Watchmen, che fu apprezzato dalla critica ma non ebbe un grosso successo dal punto di vista del botteghino, e quindi è giusto menzionarlo. Quarta posizione invece con medaglia di legno per Zombieland. Sì, effettivamente questo film a distanza di qualche anno penso che abbia acquisito un certo valore, perché all'epoca c'erano Emma Stone e Jesse Eisenberg che erano più o meno sconosciuti, e quindi rivederlo adesso con un cast che è diventato nel frattempo famoso, e penso che abbia acquisito un po' di valore, anche perché il film era molto divertente quando lo vidi, e quindi merita, vedetelo. Terza posizione invece con medaglia di bronzo per Il Pianeta del Tesoro. Ed effettivamente i film che sono venuti della Disney dal 2000 in poi, diciamo fino al 2010, non sono stati particolarmente apprezzati e mi hanno fatto notare il fatto che Il Pianeta del Tesoro ha avuto degli incassi veramente pessimi per essere un film della Disney. Come dissi in uno dei due video riguardanti i migliori film della Disney dal mio punto di vista, in cui inserì appunto Il Pianeta del Tesoro, il film secondo me è particolarmente riuscito ed è molto bello. Seconda posizione, medaglia d'argento per il film dei fratelli Wachowski, che adesso sono le sorelle Wachowski, Cloud Atlas. Infatti secondo me Cloud Atlas è il loro miglior film dopo Matrix e merita di essere visto almeno due volte, perché è abbastanza complesso. Diciamo che una prima visione e soddisfa ma non troppo. Vedetelo almeno due volte. Un consiglio che vi do da parte mia, poi fate come vi pare ovviamente. Non è vero, non fate come vi pare, vi dovete vedere questo film due volte, ok? Va bene? E concludiamo con la prima posizione con medaglia d'oro per un film che non ho visto ed è l'unico di questa classifica, cioè Equilibrium. Più di qualcuno di voi ha menzionato questo film e ne avete parlato tutti bene, ma non l'ho visto, quindi dovrò dargli una possibilità. Invece come miglior commento della settimana, e sono già due settimane consecutive che me lo ricordo, vince il canale di Ale. Oltre al fatto di avergli ricordato di The Island e sembra che l'ho spinto a vedersi I Cancelli del Cielo, e spero che lo faccia perché comunque è un buon film, mi menziona Zombieland e mi dà un buon suggerimento per una prossima top 10. Quindi ti ringrazio Ale, che poi tra l'altro vi consiglio di dare un'occhiata al suo canale. Quindi fatelo, vi lo lascio sempre qui nelle schede. E dopo questo atto di generosità nell'avervi suggerito un canale, quello di Ale, non mi resta che ricordarvi le solite cose, di condividere, likeare e iscrivervi. Mi raccomando, fatelo e soprattutto commentate qui sotto. Fatemi sapere se ci sono altri film che avreste voluto vedere in questa classifica, ma ormai non verrà più modificata, ovviamente. O se no proponetemi altre top 10 o cose da fare. Insomma, scrivete qualcosa, perché non scrivete? Scusate, mi devo calmare. E detto questo, ragazzi, YouTube.